tesor fiore sa magia simbolo cielo sull'eterno verano sono solo adorno. Presenta sa vita più bella si non su forse mio nonno ha fatto una scelta, ma non avevo perdere i pastori, erano costretti a fare i pastori, invece adesso è una scelta di vita. Non esiste un pastore che fa il pastore tanto per farlo. Non esiste nessuno che lavora in agricoltura se non lo vuole veramente fare. Le pecore, per questione di istinto naturale, cambiano e quindi devono spostarsi, non fanno sempre lo stesso mediago. Se tu gli lasci la libertà, se li scelgono loro e cambiano 3-4 giorni qua oppure un 20 giorni qua e poi fanno un altro 20 giorni. Vedi, ci si può proprio entrare qua. E lì ci sono anche i rimasugli di quelli che erano i muretti, non avevano rete. Qua siamo in alto, vedi, il vento, qualsiasi il vento spiri, ti arriva. Che sia libeccio, che sia grecale, che sia tramontana, i bentuestru, che sarebbe maestrale. Insomma, qua è ventilato a prescindere. D'estate un posto ventilato è l'ideale, perché c'è sempre un ricambio, essendo vicine, se stanno all'ombra, cercano il fresco. Però ci deve essere il ricambio di aria e la stanno bene. E infatti, non essendoci muri o rete, loro se non stessero bene si sposterebbero a cercarne un altro. Invece ci stanno, vuol dire che è azzeccato. La Sardegna. La grande isola immersa nella luce del Mediterraneo, dove l'acqua, il sole e il vento si trasformano in erba e l'erba nel latte delle sue pecore. La Sardegna, dai grandi spazi occupati da un silenzio monumentale, rotto a tratti dallo scampanio delle sue greggi e dalle voci dei suoi pastori. La Sardegna, il cui paesaggio è forgiato dal pascolamento delle pecore, così come di pastoralismo è impregnata la sua cultura più tradizionale, tanto che la Sardegna non sarebbe com'è se non ci fossero state le sue pecore. In Sardegna si allevano circa 2 pecore da latte per ogni abitante, la più alta concentrazione al mondo. L'unica razza allevata è la sarda, animale di media taglia, molto rustico, grande pascolatore, in grado di produrre elevate quantità di latte anche in difficili condizioni ambientali e alimentari, come quelle del bizzarro clima del Mediterraneo. In Sardegna si produce un fiume di latte, circa 460 milioni di litri in un anno, derivanti dalla trasformazione di oltre 4 milioni di tonnellate di erbe. Questa base alimentare comporta che le imprese pastorali sono fortemente legate al territorio e alle sue risorse, che gli animali sono allevati all'aperto, rispettando il loro benessere, in una delle aree di minima contaminazione ambientale dell'Europa, che il latte prodotto non solo ha il sapore della Sardegna, ma veicola sostanze ad azione benefica dovute al pascolamento di essenze erbacee naturali. Sostanze che ovviamente sono presenti anche nella carne di agnello da latte di Sardegna, prodotto al quale è stato riconosciuto il marchio IGP. Di tutto il latte prodotto dalle pecore, il 20% è trasformato in carne di agnello. Il restante 80% è munto e trasformato in circa 55 milioni di chilogrammi di formaggio e 9 milioni di chilogrammi di ricotta.
Il formaggio prodotto va ben oltre i consumi interni dei residenti e dei turisti e pertanto è destinato per la stragrande parte, oltre il 90%, ad essere esportato fuori dall'isola. La Sardegna così si caratterizza come la più grande produttrice di formaggio pecorino per il mondo. Infatti da sola occupa il primo posto nel commercio internazionale di pecorini, con il 60% di tutto il valore annualmente scambiato, pari a oltre 150 milioni di dollari. Circa il 50% dei formaggi prodotti in Sardegna è costituito dalle 3 DOP, prodotti con forti legami con il territorio di origine. Il pecorino romano, destinato prevalentemente all'esportazione verso i tradizionali mercati del Nord America, il fiore sardo e il pecorino sardo. Una certa importanza riveste un prodotto secondario, la ricotta sia fresca che conservata, salata e affumicata, in sardo ricotta mustia, che rappresenta la base di moltissime ricette della tradizione gastronomica della Sardegna. Le attività legate al pastoralismo occupano circa un terzo di tutto il territorio della Sardegna e ne condizionano in profondità il paesaggio naturale ed umano. Ad esempio, i Meriagos rappresentano forse uno dei tratti più caratteristici del paesaggio rurale dell'isola. Si tratta di formazioni a pascolo arborato di leccio, roverella oppure di olivastro, che esistono solo perché esistono gli ovini da latte. Queste formazioni sono molto instabili e, se abbandonate dai pastori, evolvono verso la macchia chiusa con perdita di biodiversità e capacità economica del sistema. I pastori sono infine l'ultima riserva di conservazione delle tradizioni più profonde della Sardegna. Senza loro si perderebbe il senso delle ardie, delle feste carnevalesche e del legame reale con la cultura popolare, che non sarebbe più vissuta ma soltanto rappresentata. Per chi è nato in Sardegna, pensare alla propria isola e al suo paesaggio è la stessa cosa. Quando i sardi sono lontani da casa e cercano di descrivere la Sardegna ai forestieri, tratteggiano la propria terra con l'aiuto di elementi semplici quali il verde intenso dei suoi pascoli, le chiome a bandiera degli alberi, il chiasso assordante delle cicale nelle stoppie di agosto, l'abbraccio limpido e luminoso del cielo mediterraneo. E se fra tutti i paesaggi di Sardegna si domanda loro quale sia quello più distintivo, non hanno dubbi nel rispondere che è il paesaggio pastorale. Se l'agricoltura arreda il territorio connotandone il paesaggio rurale, la pratica plurimillenaria della pastorizia ha forgiato i tratti salienti del paesaggio della Sardegna. Con i circa 3 milioni di ovini, i 250.000 caprini e i 200.000 bovini rustici, la Sardegna è infatti una delle aree del Mediterraneo in cui è maggiormente praticato l'allevamento degli animali al pascolo. Gli erbivori domestici traggono dalle essenze foraggere spontanee o coltivate oltre l'80% dei loro fabbisogni nutritivi e rendono così inscindibile l'elevata qualità dei prodotti, lattiero-caseari e carnei, dalle forme paesaggistiche in cui questi sono stati ottenuti. I pascoli erbacei, gli erbai e i prati pascoli avvicendati, i meriagos, i cespugliati e le altre superfici silvane sottoposte a pascolamento occupano oltre il 70% di tutta la superficie isolana.
La cura e la gestione di questa vasta area è affidata a un piccolo esercito di pastori, circa 15.000, e alle loro famiglie. Il mosaico paesaggistico della Sardegna è perciò principalmente figlio della continua azione dell'uomo che con diverse tecniche tende a conservare e rinnovare ampie superfici erbacee e le praterie indispensabili per garantire il pascolamento della principale specie allevata, quella ovina. Il latte e la carne sono prodotti dalle pecore sarde con sistemi profondamente legati alle risorse del territorio e ai suoi cicli naturali. L'importanza di questo legame ha trovato recentemente una base scientifica. Infatti, da qualche anno la comunità degli zootecnici e dei nutrizionisti umani sta studiando con molta attenzione una serie di sostanze che hanno effetti benefici sulla salute dell'uomo, presenti nei prodotti che si ottengono dalla trasformazione del latte degli ovini, la carne d'agnello e i formaggi. Questa nuova branca di studi è stata recentemente denominata nutraceutica, un termine che unisce il concetto tradizionale di caratteristiche nutritive di un alimento con quello innovativo di effetto benefico che lo stesso alimento esercita, per il tramite di uno o più suoi composti, sulla salute dell'uomo. I prodotti del latte degli ovini pascolanti, i formaggi e le carni degli agnelli da latte si trovano in pole position fra questi alimenti, in quanto contengono elevate quantità di sostanze ad effetto nutraceutico. Il pascolamento di erbe in stadio giovanile rappresenta perciò la via maestra per l'arricchimento del latte in sostanze nutraceutiche. Le pecore sarde hanno però una predisposizione genetica che favorisce questo arricchimento, segno probabile dell'azione di selezione che il pastore sardo ha effettuato nei millenni verso i soggetti che presentavano la più marcata attitudine al pascolamento. Un insieme di sostanze ad effetto benefico per l'uomo si trovano in tutti i prodotti lattiero-caseari ovini e la loro concentrazione è massima quando sono ottenuti dal latte di animali che pascolano foraggi verdi, come lo sono le erbe dei pascoli naturali e degli erbai coltivati nelle aziende pastorali. Ad esempio, il CLA contenuto nel latte è trasferito completamente dal latte ai formaggi e alla ricotta senza perdite nel processo di trasformazione. La prova aurea che i prodotti del latte delle pecore sarde, latticini e carni d'agnello contribuiscono alla prevenzione di numerose patologie ci è data dall'alto numero di centenari presenti in Sardegna. I sardi sono la seconda popolazione più longeva del mondo. Con 22 centenari su 100.000 abitanti arrivano subito dopo l'isola giapponese di Okinawa. Ma la caratteristica speciale della popolazione dei centenari sardi è che maschi e femmine vi sono rappresentati quasi equamente con il rapporto 1-2, mentre nelle altre popolazioni le donne sono la stragrande maggioranza con un rapporto di 1-6. Circa il 90% dei centenari della Sardegna ha consumato e continua a consumare i prodotti del latte ovino, formaggi e carne. Il professor Luca Deiana, ordinario di biochimica presso l'Università di Sassari, da molti anni studia questa particolare popolazione all'interno del progetto Achea, che significa Akentannos, la forma di augurio più diffuso e a quanto pare efficace in uso in Sardegna. Questo aspetto dei centenari sardi è un'originalità che non esiste in altri territori. Questa identità ne deriva naturalmente da una programmazione genetica, l'espressione dei geni. Noi siamo programmati in questo modo e stiamo cercando di individuare questi geni, ma non solo i geni, ma anche le proteine che contribuiscono e che sono coinvolti nella vita comune per fare in modo che si arrivi a 110, a 113 anni. Adesso la più vecchia ha 110 anni compiuti, cioè noi tenete presente negli elenchi internazionali solo la Sardegna 6 supercentenari, cioè 6 persone che hanno superato nel tempo più di 110 anni, che è un dato enorme rispetto al resto del mondo. Allora, se c'è da una parte l'aspetto genetico, che diciamo è il primario come caratteristica per arrivare a oltre 100 anni, c'è tutto l'aspetto di contorno ambientale di vita e alimentare, compreso la vita socio-antropologico, ma soprattutto un ruolo enorme è quello alimentare. Che cosa hanno mangiato quasi sempre i nostri centenari? L'attività prevalente di quasi il 98% era quella agropastorale, quindi tutti si recavano in campagna e si portavano il mangiare in campagna. Fisso era sempre un pezzo di formaggio e un pezzo di pane. Il formaggio sempre.
Sì, poi poteva sopraggiungere il lardo, la salsiccia, ma quello fisso era il formaggio. Quindi quasi tutti i nostri centenari hanno usato continuamente questa alimentazione a base di latticini e derivati, diciamo. Dai nostri calcoli ci troviamo già di fronte a una dieta originale, noi la chiamiamo la dieta della longevità, sbilanciata verso le proteine, verso i proteidi. In genere che cosa abbiamo? Abbiamo quasi un 60% dovuto agli zuccheri nella dieta mediterranea e molto di meno, 20-30% a seconda delle zone, verso le proteine. Qui capovolgiamo addirittura le quantità. Tenete presente che poi in aggiunta a questa alimentazione che era di, diciamo, latticini e derivati, formaggio, vari tipi, abbiamo tantissimo, Sardegna è di ottima qualità, praticamente aggiungevano altre sostanze con contenuto proteico elevato, tipo i minestroni o l'allavamento di fagioli che raccoglievano nel proprio cortile e che quindi poi quel fagiolo veniva utilizzato nel minestrone o per fare altri cibi o altri pranzi, altre cene, e quindi anche lì si aggiungeva una parte proteica in più. Tant'è vero, da questo punto di vista, in Sardegna ci sono degli studi grossissimi su tutta la varietà di questi alimenti, nonché durante le feste, che sappiamo dove c'è l'agnello, il porcetto e dove anche il mangiare la pecora o la capra era usanza perché gli alimenti erano quelli. Quindi noi abbiamo che cosa? Abbiamo una conferma scientifica nella ricerca che abbiamo fatto che anche un'alimentazione con questi prodotti caratteristici sardi ha favorito la longevità, cioè ha permesso che moltissimi dei nostri cittadini raggiungessero l'età bellissima di oltre 100 anni. Tenete presente che all'interno di questi centenari, oltre il 30% dei centenari vita sono perfetti, mentalmente e fisicamente, sono perfetti, sembrano dei ragazzini. Poi ce n'è un altro 30-35% che è meno in forma e poi c'è una percentuale che ha letto perché una serie di cose, diciamo di patologie o di avvenimenti, di fratture, possono averlo portato ad essere immobile, a riposo, però ce ne sono certi che sono, diciamo, dal punto di vista mentale quasi perfetti e anche dal punto di vista fisico. I prodotti del latte di pecora sarda sono perciò molto di più che semplici alimenti. Essi costituiscono una base nutritiva molto ricca da inserire costantemente nella dieta di tutti, in particolare di bambini, anziani e donne in gestazione e allattamento. Ma qual è la dose consigliata di questi alimenti per avere una reale garanzia di efficacia nutrizionale? Il consumo giornaliero di 100 grammi di pecorino è in grado anche di soddisfare il 25-30% della dose giornaliera raccomandata di acido alfa-linolenico, che è stimata dai nutrizionisti intorno a 1,6 grammi al giorno nei maschi e 1,1 grammi nelle femmine. Relativamente alla carne di agnello, è la prima carne ad essere consigliata dai pediatri italiani per lo svezzamento dei neonati. 100 grammi di carne di agnello sono in grado di soddisfare il 74% del fabbisogno proteico e quasi il 40% del fabbisogno giornaliero raccomandato di DHA. Il DHA è un acido grasso omega 3, molto importante per lo sviluppo cerebrale del sistema visivo dei neonati, anche perché è l'acido grasso più abbondante nel cervello e nella retina. Gli acidi grassi omega 3, questo DHA è anche l'acido grasso più abbondante nel grasso del pesce, però il pesce, proprio per la sua elevata allergenicità, non può essere introdotto nell'alimentazione dei neonati prima del compimento dell'anno di vita. Abbiamo così visto che dalla combinazione del particolare sistema di allevamento e della genetica delle pecore sarde si ottengono formaggi, ricotte e carni d'agnello particolarmente ricchi di sostanze ad effetto nutraceutico. Finora abbiamo parlato del quanto faccia bene consumare i prodotti del latte delle pecore sarde, ma oltre a questo dobbiamo parlare di quanto siano buoni questi prodotti. I formaggi ovini sono fra i più importanti componenti di tanti piatti della cucina regionale sarda e anche della cucina italiana. È obbligatorio il pecorino per la pasta alla matriciana, la trippa alla romana, i tonnarelli cacio e pepe, per citare alcuni grandi piatti nazionali. E lo è anche per il malloreddos alla campidanese, per i culurgione sugli astrini e il pane zicchi di Bonorva, per citare alcuni della Sardegna. Vecchie ricette e nuovi gusti. Salve, siete nella cucina dello Chef Adamo, dove prepareremo oggi dei piatti
a base di formaggi. Partiremo adesso con una degustazione di formaggio pecorino, un pecorino stagionato soltanto 2 settimane, che lo prepareremo con della bottarga. È un antipasto delizioso. Abbiamo questo piatto molto semplice, combinato soltanto con un po' di bottarga tagliata tipo tagliatelle, del formaggio pecorino poco stagionato, ed è un piatto semplice che potete provare sicuramente anche voi a casa. Ecco qua, diciamo che è quasi pronto. E poi una piccola grattugiata di bottarga sopra. Per questo qui è il piatto pronto da portare direttamente in tavola. Qui adesso faremo una pasta affumicata con tonno del pecorino. Useremo questo che abbiamo usato adesso per l'antipasto. Questo è del tonno affumicato. Quindi prendete del tonno, lo fate a cubetti in questa maniera. Lo mettiamo libero dentro una padella senza aggiungere aromi, perché il nostro intento è portare il gusto dell'affumicato, del tonno. La pasta è pronta. Io me ne accorgo dal colore, guardando il colore naturale da cruda. Qui stiamo usando una pasta con grano sardo, ha due tipi di grano sardo, quindi la stimo. Se non ce la fate a saltare, non fa niente, potete girare anche con un mestolo. Questo è il formaggio che abbiamo prima grattugiato e poi ci mettiamo la bottarga grattugiata. Ecco, questa qui è l'incrematura. L'olio usatelo più a crudo che cotto. Chiudiamo con un po' di bottarga appena appena e abbiamo finito il piatto. E adesso, dopo un buon piatto di pasta, proveremo a fare un pesce. Questa qui è una ricetta vecchia. Qui abbiamo preso dei filetti di spigola. La spigola sfilettata è tagliata di lungo e poi viene arrotolato con un pochettino di vino bianco leggero. Questo adesso deve cucinare così a vapore per prendere tutto il sapore di questo vino. Copro per fare sì che cucini a vapore e aspettiamo che sia pronta. Ecco qua, sta andando tranquillo, il fuoco deve essere dolce e lasciamo continuare ancora per qualche minuto. Lo vogliamo profumare e lo profumiamo con un po' di salvia. Ecco qua. Allora, qui adesso per adesso non c'è nulla, c'è soltanto il vino bianco e il pesce. Ricordatevi sempre il pesce di salarlo, come si fa anche per la carne, quando comincia a sbiancare, non prima. Si mette il burro e si fa cucinare così, dorare. C'è da chiudere l'ultima cottura e poi è pronto. Dopodiché mettiamo un pochettino di pecorino sopra, non lo facciamo quasi sciogliere, lo mettiamo quasi grezzo sopra, solo grattugiato. Una piccola spolverata di pecorino sopra. Vedete questa crema? Allora, l'importante di questa ricetta è non far tornare il liquido e neanche il burro, non si devono vedere insieme. Se lo lascio poco poco ancora cucinare, succede che roviniamo il piatto, perché mi ritorna solo il burro, non ho più crema, quindi pesante. Ecco qua. Ecco, prima di magari pensavate che era molto il burro. Chiudiamo con un po' di pecorino sopra fresco. Decoriamo a piacere. Allora, cosa abbiamo fatto adesso? Abbiamo realizzato un piatto, una spigola sfilettata, molto leggera. Ho usato della salvia per aromatizzare un pochettino il profumo della spigola, del vermentino, un vermentino bianco, un po' di burro e abbiamo usato del pecorino. Il pecorino stagionato che fa la funzione, diciamo, di sostituire il fondo dell'aglio e della cipolla. Nereide del Ruda dice che il personaggio più importante della letteratura sarda è la Sardegna, è la natura sarda stessa. Ecco, ho visto che c'è una povertà incredibile di rapporto con la natura. Cioè, è un falso questo del contatto vero con la natura vera, è un falso.
Sì, è sempre una costruzione culturale, presso tutte le culture è così, non è una, come si crede, un naturalismo spontaneo, sempre è culturale perché c'è l'intervento dell'uomo, però c'è una concezione molto povera di un naturalismo estetizzante di tipo visivo. Se io prendo un turista invece e gli dico, senti questo paesaggio, non vedi, senti questo paesaggio, la dimensione dell'ascolto non è inflazionata come quella visiva. Per cui ascoltare il paesaggio, educare l'altro, l'estraneo che non conosce quei luoghi, ad ascoltare, a toccare, a passare in dei viottoli, camineras e sentire l'intricco dei cespugli, il dormire, il riposare la sera o il pomeriggio per terra e sentire su corpus accostas a terra, come era il dormire dei pastori. È un sentire la natura dentro, allora il paesaggio si incarna davvero in un'esperienza del corpo, altrimenti questo paesaggio è una specie di forma, dicevo e ripeto, estetizzante, in cui c'è sempre una dimensione coloristica di un rapporto verde o marrone, di un tramonto con i colori rossi o violacei o con l'azzurro. Sì, questa dimensione visiva è importante perché l'occhio è onnivoro e ha bisogno di vedere, di classificare, però la dimensione dell'ascolto per me è primaria in un paesaggio sardo, cioè fare silenzio e sentire i suoni, e sentire la musica del paesaggio. È assolutamente inedito ed è una cosa meravigliosa perché sperimentata, per esempio, con degli amici. E l'ascoltare le fronde o una brezza o un vento, i linguaggi del vento, i linguaggi del vento è un capitale da sfruttare. Ecco, allora abituare a questa lettura del paesaggio, a questa ricchezza nuova del paesaggio come ascolto, come tatto, come toccare, come intendolare una linna, come un rapporto, come salire su un albero. La dimensione tattile è fondamentale perché è la dimensione più erotica del rapporto che noi possiamo avere con la natura. Non è cerebrale, non è intellettualoide, è proprio erotica nel senso del piacere del tatto, il piacere del gusto, il gustare questi prodotti nel paesaggio stesso, dentro un mondo pastorale, e gustare piatti non elaborati, ma piatti in cui quella materia e quella sostanza abbiano il sapore reale, senza condimenti estranianti. Ecco, tutto questo porta ad un rapporto profondo col paesaggio, inteso non in senso visualistico, ma inteso in senso proprio di partecipazione di tutti i linguaggi del corpo al vissuto nel paesaggio, il vissuto dentro il paesaggio. La Sardegna ci dona da sempre i suoi tesori e fra questi i formaggi e la carne dei suoi agnelli da latte, alimenti ottenuti in un ambiente pulito, fatti con la passione dei pastori e la cura dei casari, che contengono sostanze preziose per la nostra salute e che costituiscono la base e il completamento di moltissimi piatti, sia tradizionali che innovativi, della cucina regionale e nazionale. Consumare prodotti del latte di pecora è come mangiare un pezzo di Sardegna. Aiutare i suoi pastori a mantenere l'ambiente e contribuire a salvaguardare valori quali le tradizioni e il paesaggio di quest'isola e soprattutto vivere bene e a lungo. Gimba solo patata caule chi con caera pa cotta Pomo, la gimnasia, la ranzia, il campo, in apero, la marina.